Si consolida l'asse di mercato tra Arezzo e Empoli, come si vociferava ormai da giorni, passa in amaranto l'attaccante Alessandro Più, classe 96. A 13 anni è stato notato dagli osservatori dell'Empoli che ne hanno acquisito il cartellino. Nella stagione 2015-2016 viene inserito in prima squadra dall'attuale allenatore del Milan Giampaolo e esordisce in Serie A nel settembre 2015 a 19 anni, giocando titolare nella gara persa con l'Atalanta. Nella sua prima stagione nella massima serie colleziona 10 presenze. Nella sua prima stagione da professionista colleziona 10 presenze in Serie A, non male. Nell'estate 2016 è stato ceduto in prestito allo Spezia in Serie B. Alla quarta giornata arriverà il suo primo gol in carriera nella partita vinta 2-1 contro la Pro Vercelli. Tornato ad Empoli, ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie B nella stagione 2017-2018 con un gol su 13 presenze. Sempre dall'Empoli in arrivo anche il centrocampista Alberto Picchi, giocatore duttile con buona tecnica individuale, può ricoprire diversi ruoli. Cresciuto nel settore giovanile empolese, è stato mandato inizialmente in prestito alla SPAL, poi ritorna ad Empoli con 4 presenze tra Coppa Italia e campionato di Serie B. Il passaggio quindi alla Pistoiese con 46 presenze e 3 reti in una stagione e mezzo. Sempre dall'Empoli ritorna anche Massimiliano Benucci. Da sottolineare che questo asse con l'Empoli porta all'Arezzo 3 giocatori in via definitiva. In prestito invece dall'Inter il terzino classe 2000 Corrado. Sul fronte uscite non c'è solo Basit destinato al Benevento, l'Arezzo spera di monetizzare anche la partenza di Buglio. Tra le cessioni minori potrebbero concretizzarsi anche quelle di Tassi e Bruschi.